Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio creare il Melt & Pour, una base di sapone alla glicerina, in maniera molto semplice con il metodo a freddo. Prima di tutto, mettiamo la mascherina e i guanti, e se possibile anche gli occhiali. La versione che farò oggi sarà bianca e servirà per creare ad esempio dei saponi personalizzati. Basta scioglierlo e aggiungere poi dei pigmenti colorati o dei profumi, insomma, dei altri principi e anche fare delle inclusioni, tipo mettere dei fiori oppure degli oggetti. E la preparazione è questa. Andiamo a usare il glicerolo, la glicerina, la soda caustica, vi ho fatto vedere l'olio sciolto, l'olio di cocco e l'acqua. Si può usare anche così, è un sapone molto ricco perché c'è appunto la glicerina e il cocco. Allora, andiamo a pesare i vari componenti. Come prima cosa vado a pesare l'acqua, nella quale scioglierò poi la soda caustica. Di acqua, mettiamo 80 grammi. Questa voce è la ricetta modificata di 7 grammi perché erano troppi 87 grammi, quindi 80 grammi di acqua. Andiamo a pesare la soda, 20 grammi di soda caustica. E adesso andiamo a sciogliere la soda nell'acqua. Con una spatolina o un cucchiaio giriamo finché si sciolgono, tutti i sali della soda. È un sapone molto carino, si può fare anche la base trasparente, farò poi anche un video con un altro sistema, il sistema a caldo. Col sistema a caldo è possibile usarlo da subito, col sistema a freddo bisogna aspettare il solito tempo, circa un mese. Anche se poi se si usa per fare le inclusioni, si possono già fare e poi farlo stagionare. Questa è la soluzione caustica, adesso la lascio stare un quarto d'ora finché si raffredda. Eccoci. Rimetto i guanti. Con la glicerina il sapone in questo modo viene lucido e poi se lo facciamo trasparente è ancora più carino, si può colorare, è anche una bella idea a regalo.
Allora, adesso dobbiamo aggiungere la glicerina. Dobbiamo aggiungere 2 cucchiaini di glicerina. Glicerina o glicerolo. Questo l'ho comprato in farmacia, costa circa 3 euro. Con questo metodo evitiamo il processo, quello tradizionale che usa un solvente che è di solito l'alcol 96 gradi, l'alcol buon gusto, quello che si usa per i liquori. Ed è anche un metodo molto molto più veloce. Io ho già pesato perché ho dovuto sciogliere il mio olio di cocco e sono 100 grammi di olio di cocco. Ho dovuto sciogliere qualche altro grammo perché mi mancavano 5 grammi ancora di olio. Quindi abbiamo 100 grammi di olio di cocco. Ora la telecamera si vede male, non so perché. Comunque spero che rimetta a fuoco. Adesso andiamo ad aggiungere la soluzione caustica nella quale abbiamo messo i 2 cucchiaini di glicerina negli oli, in questo caso solo nell'olio di cocco. Naturalmente questa base si può fare anche con altri tipi di olio. Risulterà piuttosto liquida ed è così che resta per essere poi messa in un contenitore. Quando il sapone è pronto, si può fare qualche preparazione carina anche con i bambini. Si scioglie il sapone e poi si decora come meglio si preferisce, usando delle formine particolari. Insomma, bisogna un po' sbizzarrirsi. Vado a frullare con i mini pimer, anche se è meglio avere un contenitore più alto, anche se poco liquido, perché come avete visto schizza, oppure semplicemente usare la spatolina. Prendo un contenitore, ne ho fatto poco, giusto per mostrarvi questo metodo veloce a freddo, e vado a versare nel contenitore il mio preparato. Ora non ci sono bollicine, ma se si dovessero formare delle bollicine d'aria, basta prendere un po' di alcol e spruzzarlo. Alcol sempre quello alimentare. Ed ecco la nostra base pronta e praticamente bastano poche ore, tipo 5-6 ore
sarebbe già pronto, oppure si può mettere anche nel frigorifero per velocizzare questo processo. Si può conservare così, oppure si può fare a pezzetti, lasciarlo ancora un giorno fuori all'aria, diciamo, quindi in un posto fresco, e poi conservare magari un barattolo che io lascerei comunque sempre aperto. Ecco, questi sono i nostri cubetti da usare, poi da sciogliere e da decorare o da arricchire anche con oli essenziali. Li vado a mettere in un barattolino di vetro, come vi dicevo, e lascio il barattolino aperto e lo metto in un posto, diciamo, fresco, per usarlo poi quando vorrò fare altre preparazioni. Spero che il video vi sia piaciuto, è molto molto veloce, non è il metodo classico, vi mostrerò forse un altro video se riesco a farlo altri metodi per preparare questo sapone, e vi ringrazio e alla prossima, ciao!